Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi siamo di nuovo a Torino, esattamente come nell'ultimo weekly vlog, solo che questa volta andiamo lì per un'altra tappa molto importante. Infatti ci sono le anticipazioni per quanto riguarda l'Automoto Retro, che è una fiera bellissima dove ci saranno un sacco di auto e moto, come dice il nome stesso, appunto retro, cioè di vecchia data. È una sorta di EICMA, se così vogliamo definirla, che però è dedicata esclusivamente ad auto e moto di data storica. E dopo aver fatto colazione, Gianni spaglia e ci stiamo dirigendo alla stazione per prendere il treno. Ovviamente ci sarà da fare l'attesa come al solito, ma ormai ci stiamo facendo l'abitudine, via. Proveniente da Milano Centrale e diretto a Torino Porta Nuova, nelle ore 9.38 è in arrivo al binario 1. Ok ragazzi, sono sulla scala mobile della stazione di Torino di Porta Susa. È stata un'ora e mezza di treno per arrivare fin qua, porca miseria. Ragazzi, questo vi piacerà da morire. Ho trovato una pizzeria per gli youtuber, infatti si chiama YouPizza. Secondo me l'idea di chiamarla YouPizza è un'idea fantastica, però. Ci troviamo proprio all'ingresso di Lingotto Fiere. Adesso vedo che c'è il cancello aperto e l'ingresso aperto, quindi cercherò di fare un attimo una panoramica. Vediamo se qualcuno mi dà il permesso di fare un'anteprima. Con la faccia che ho, di solito non mi dicono mai di no. Ok ragazzi, siamo dentro, non chiedetemi come. Tra le altre cose, uno della sicurezza mi ha riconosciuto, era iscritto al canale, mi ha lasciato il bigliettino da visita col suo numero di telefono. È una persona veramente simpatica che io saluto immensamente. Ora vi faccio un nome: Matra Murena. Chi di voi se la ricorda? Guardate qua le mie spalle, che bella! E poi qua a fianco, un po' più all'esterno, abbiamo il top del top, che io reputo il levati proprio. Cioè guardate che spettacolo. Questa è una MG. Invece qua, cioè vabbè, inconfondibile la Renault. Strabella. Adesso invece ci siamo addentrati proprio all'interno del padiglione. Vi faccio le immagini senza dire nulla, guardate che spettacolo. Questa che vedete alle mie spalle è una Renault 4 GTL a 4 ruote motrici. Questa alle mie spalle invece è una rara Munga 4 che apparteneva all'esercito tedesco. Ma vi faccio vedere all'interno com'è. È, cioè, ai tempi di quando c'era la guerra, ma è qualcosa di assurdo. Allora, partiamo dal parabrezza, che si può aprire e chiudere passandolo sul cofano. E c'è una leva che permette di bloccarla, ridotta all'osso, con i comandi per i vari accessori fatti proprio in stile cabina dell'Enel, tutto ferro, niente moquette, niente, tanto queste dovevano essere riempite di buchi, si presume, per via dei proiettili. Aveva 4 posti in totale, poi aveva una cappotta fatta in tela color verde esercito che serviva proprio a mimetizzarsi nei boschi. Taniche di benzina, ruota di scorta. Questo era il telefono per comunicare con i vari membri dell'esercito, le basi e tutto quanto. Questa era una vera e propria cornetta del telefono. Loro prendevano uno di questi spinotti, lo infilavano nel canale adibito alla comunicazione che è qua sotto, poi sistemavano tutta la frequenza eccetera, caricavano da qui e in pratica cominciavano a telefonare con l'altro che dall'altra parte faceva la stessa cosa. La Ferrari GT4 sicuramente merita, è una macchina veramente storica, ma è molto 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 bella. Fine anni 70, inizio anni 80, quindi io ero alto così, ero ancora in gestazione, e perciò vederla adesso per me è qualcosa di spettacolare. Guardate le dimensioni delle auto alle mie spalle, che sicuramente non potete vedere perché eccola qua. Guardate quanto è piccola, cioè è bassissima, ma è proprio piccola. Per mostrarvi quanto è piccola l'auto, mi hanno dato il permesso di sedermi all'interno. Vi faccio vedere quanto è piccola, ma... No,
Non ci sto dentro neanche. Ma è fantastica. Allora, siamo con il proprietario dell'auto che abbiamo appena filmato. Mi diceva che ce ne sono solo 20 esemplari al mondo e questa qui ha una certificazione particolare. È certificata Abarth Storiche. Tra le altre cose, questa è stata restaurata, quindi c'è stato fatto su un lavoro bellissimo. Poi alcuni dati su questa macchina. Il motore della 124 prima serie 1200, portato 1300 con due carburatori doppio corpo. Bellissima. E pesa, pensate, soltanto 600 kg. E io a stento riesco a starci all'interno perché sono alto quasi 1,80 e devo dire che bisogna allungarsi per stare dentro, ma è una macchina fantastica, ha fatto un lavoro eccezionale. Sì, ha fatto un bel lavoro. Questo che vedete alle mie spalle, secondo me, è il top del top di questa giornata. L'ex giocatore della Fiorentina, Jürgens, aveva questa macchina qua, era proprio sua e l'ha venduta al signore che abbiamo intervistato prima, che è adesso il proprietario. Non stiamo parlando di una Ferrari qualunque, ma della Ferrari per eccellenza, con le quali sono cresciute, secondo me unica e inimitabile, la testa rossa, proprio la testa rossa, quella originale, quella vecchia, che se, di cui sentivamo parlare quando eravamo bambini, almeno io e per quelli della mia età, ma vi assicuro è uno spettacolo. Siamo seduti all'interno della Ferrari testa rossa, un'auto che da sola racconta un sacco di cose, è tanto sportiva e bisogna stare tanto in giù per guidarla bene. Addirittura io non riesco neanche a spostare il sedile indietro perché non ho idea di dove sia la leva, dato che questa è la prima volta che mi siedo in una testa rossa. È tanto bella. Fondo scala sul contachilometri 320 all'ora, un contagiri che segna un fondo scala di 10.000 giri al minuto, un interno fatto tutto quanto in pelle, alza cristalli elettrici, 5 marce più la retro. Gli interni sono molto raffinati eppure sono molto molto semplici, cioè non ha un quantitativo esagerato di option o quant'altro, però da fuori è una cosa esagerata. Niente da invidiare alle più moderne Ferrari, perché questa qua secondo me è stata la rampa di lancio per la casa del cavallino rampante. Inutile dire che di auto così non se ne vedono tutti i giorni, perciò sedermi oggi all'interno di questa Ferrari per me è stato un traguardo senza pari. E adesso invece entriamo nel mio padiglione preferito. Infatti qui ci sono le moto d'epoca. E poi abbiamo quelle più moderne, come vedete alle mie spalle, che sono tutte nuove e una più bella dell'altra. Replica della macchina di Batman, praticamente sarebbe una figata a portare la Batmobile sul canale. Questa è piccolissima, è un'auto miniaturizzata con la stessa livrea della Batmobile, ma vederla da vicino vi assicuro che è uno straordinario. Io immagino un giro in pista con questa, mi farei tante di quelle risate. Adesso arriva il bello del bello. Qui alle mie spalle c'è un angolo dedicato ai simulatori, voglio provarne uno, vediamo cosa riesco a fare. Porto tutto quanto in diretta mentre ci facciamo questa mega partitona sulle quattro ruote. Quanti tecnici, meglio dei box della Ferrari.
un'esperienza davvero molto molto stimolante e soprattutto divertente, e devo dire anche tanto realistica. I simulatori che hanno qua sono veramente bellissimi. Tra le altre cose, questo filmato andrà in onda anche su Driving Racing Simulator, loro hanno il sito ufficiale, vi lascio tutto in descrizione, fategli una visita. Tra le altre cose, qui abbiamo nudo il motore della Legend Car e potete ammirarlo in tutto il suo splendore senza niente attorno. Ora scommetto che siete impazienti di vedere le chicche tuning, ce le ho tutte qua intorno a me, qualcosa dietro vedete sicuramente. Ragazzi, è incredibile, mamma che c'è oggi qua. Anteprima strabiliante, abbiamo visto tante immagini bellissime, ma non solo, ci sono tante altre novità. Infatti abbiamo incontrato i nostri amici di Motori TV, quindi seguiteli se ancora non lo fate, soprattutto seguite me, se ancora non vi siete iscritti fatelo, lasciate un mi piace e soprattutto condividete. Io direi che per oggi è tutto, ma domani ci sarà veramente di tutto e di più, infatti noi saremo ancora qui, come ho detto oggi alloggerò direttamente qua a Torino perché domani la giornata inizierà veramente molto presto e finirà davvero molto tardi, perciò non mancate l'appuntamento, restate sintonizzati, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.